un tema centrale per la sanità, non solo in Toscana ma in tutta Italia, i grandi ospedali, che hanno attraversato come tutti noi diciamo la tempesta, la fase più acuta della pandemia, che ci auguriamo passata. Le volevo chiedere, dall'osservatorio di oggi e di domani, quali sono secondo lei le sfide che attendono i grandi ospedali dopo l'esperienza, diciamo, del, chiamiamolo, picco pandemico? Beh, sicuramente non perdere il loro ruolo di leadership nella sanità italiana, che va riconosciuto e non celato e non dimenticato. E correttamente durante la pandemia ci siamo accorti come le reti territoriali fossero deboli, e quindi buona parte dell'impegno dei governi che sono stati presenti in questi anni sono state proprio dedicate a una riforma, diciamo, della medicina territoriale, dell'assistenza territoriale, e che era assolutamente necessaria. L'implementazione poi sarà tutta da vedere, perché un conto è programmare e ridisegnare un'organizzazione di cure, un conto poi effettivamente riuscire a farla sviluppare, farla progredire in contesti che sono molto diversi tra loro, alcuni anche molto difficili, con attori professionali che hanno storie, culture diverse, rispondono a organizzazioni diverse, insomma non è, diciamo, un fatto semplice. Ecco, in tutto questo, come non dobbiamo fare l'errore, come spesso succede, che sappiamo fare una cosa per volta, cioè dire che ci concentriamo tutto sul territorio e dimentichiamo una fetta così importante delle cure e dell'assistenza, che sono ciò che si genera nei grandi ospedali, che in più hanno un'altra caratteristica: sono i luoghi dove noi andiamo a formare i professionisti e quindi è dove facciamo la ricerca. Quindi lo scopo, l'obiettivo di questo meeting è proprio, che è nato da uno stimolo dell'ospedale di Careggi qui a Firenze, è proprio quello di dire mettiamo sul tavolo tutto ciò che noi stiamo facendo di progetti innovativi, e ce ne sono molti, nell'ambito proprio di valorizzare questi aspetti, valorizzare la clinica, valorizzare la ricerca, valorizzare la formazione, perché su questi progetti noi ci giochiamo il futuro. È vero, come è stato ricordato anche stamani, che abbiamo risorse limitate, diciamo contingentate per quello che riguarda la spesa sanitaria, ma proprio per questo, siccome io personalmente dubito che queste ricerche siano espandibili, salvo, diciamo, fare nuovo debito pubblico, e credo, mi sembra di capire, che non è una cosa di cui ci possiamo permettere, è chiaro che dobbiamo fare efficienza, ma fare efficienza non vuol dire tagliare costi, vuol dire semplicemente fare, diciamo, fruttare al massimo quelle grandi risorse umane, professionali, tecnologiche, anche se talvolta un po', diciamo, invecchiate, che abbiamo in queste strutture. Ecco, questo è sostanzialmente lo scopo del meeting. Careggi ha proposto una serie di temi che verranno discussi in questi laboratori fra oggi pomeriggio e domani, altri ne provengono dalla comunità generale dei grandi, degli ospedali italiani, dei più importanti ospedali italiani. La formula del meeting è molto nuova, perché non è una serie di chiacchierate o di riflessioni, come si usa dire, ma è molto operativa. Sono temi su cui si discuterà di come fare, e di cosa stiamo già facendo e di cosa fare in futuro, e il valore aggiunto sarà proprio il fatto che non sarà più soltanto la preoccupazione e l'opinione di un singolo ospedale, ma di una rete di ospedali simili, che quindi forse possono trovare soluzioni che possono essere più efficaci per il futuro.